Come puoi fare a ottimizzare un funnel di marketing che utilizzi per il tuo business? Dunque, innanzitutto, che cos'è un funnel di marketing? Un funnel di marketing, funnel significa imbuto, non è altro che un percorso, una sequenza di comunicazioni, di messaggi che invii attraverso il tuo business ai tuoi potenziali clienti, così da accompagnarli, da incontrarli, quindi magari da perfetti sconosciuti, cioè da persone che non conoscono il tuo business, fino a portarli a conoscere il tuo business, sapere chi sei, cosa fai, a interessarsi ai tuoi prodotti, ai tuoi servizi, fino a portarli ad acquistare i tuoi prodotti e i tuoi servizi. Quindi è un imbuto che in qualche modo accompagna il flusso di visitatori che si presentano alle porte del tuo business. Ogni business in realtà è un funnel di marketing, ogni business è un imbuto di marketing, sia che tu abbia un business online in cui magari, che aspetto ha un funnel di marketing online, magari hai una pagina web e da qualche parte sulla tua pagina web compare un qualcosa dove magari un'immagine, un bottone, una form dove le persone si possono iscrivere magari alla tua lista di mail in cambio di qualcosa e a quel punto entrano nel funnel, no? E iniziano a essere iscritti alla tua lista di mail, quindi possono ricevere messaggi da parte tua e quindi inizia questo processo di conversazione con le persone che le porta via via a ricevere contenuti, ricevere valori, ma anche valore, ma anche ricevere delle offerte man mano che vanno avanti in quella che è la relazione con il tuo business. Questo per il mondo online, ma anche nel mondo offline, alla fine ogni business è un funnel di marketing. Per cui, per dire, se hai un negozio, beh, un negozio avrà una vetrina che serve ad attirare l'attenzione dei passanti, poi avrà un ingresso dove i passanti possono entrare nel negozio e poi una volta entrati ci saranno degli scaffali dove vengono esposti i vari prodotti che il negozio offre, magari ci saranno dei commessi che in qualche modo danno informazioni e cercano di far comprendere ai chi è entrato nel negozio quelli che sono i benefici dei prodotti esposti e poi alla fine c'è una cassa dove le persone che prendono i prodotti dagli scaffali possono andare ad acquistare i prodotti che hanno preso dagli scaffali. Quindi è un percorso che in qualche modo accompagna le persone verso l'acquisto. E un funnel può avere prestazioni più alte o più basse, che significa che partendo dai visitatori fino ad arrivare a chi compra, qual è la percentuale di persone che compra se confrontato col numero di persone che passa davanti alla nostra vetrina, se confrontato con il numero di persone che atterra sulla nostra pagina web? Dunque, in generale, in tanti credono che basti fare un funnel, basti creare un imbuto e poi una volta che è fatto funziona, fantastico, meraviglioso, inizia a produrre magicamente risultati. E i funnel sono una cosa straordinaria, però richiedono lavoro di raffinamento. Un funnel ad alte prestazioni generalmente richiede quella che si chiama ottimizzazione, cioè un lavoro per migliorarne le prestazioni. E come si fa a ottimizzare un funnel? Beh, si inizia a lavorare sulle varie parti, si inizia a dire, ah, ok, vediamo, questa vetrina, del mio negozio, quante persone effettivamente attira in negozio? No, la prima volta che io creo la mia vetrina, magari vedo che in tanti passano, girano la testa, guardano cosa ho esposto, ma non entrano. E allora a quel punto inizio a dire, ma proviamo a esporre qualcosa di diverso, proviamo a illuminare in maniera diversa la vetrina, proviamo a mettere i prezzi oppure proviamo a non mettere i prezzi, vediamo che cosa succede. Quindi iniziamo a fare degli esperimenti uno dopo l'altro e a misurarne i risultati e a vedere che succede, no? Per cui provo a lavorare con la vetrina, provo a lavorare con cosa espongo negli scaffali, provo a lavorare con cosa dicono i commessi alle persone che entrano e così via. Provo a cambiare la disposizione del negozio, inizio a fare esperimenti successivi. E la stessa cosa si fa online, per cui nel momento in cui ho una landing page che ha un titolo che in qualche modo fornisce un beneficio e dice, ah, ok, guarda, se ti iscrivi a questa landing page riceverai questo, beh, posso provare a cambiare il titolo, a usare una cosa piuttosto che a un'altra cosa. Se ho un bottone, posso provare a dire, ok, utilizzo un bottone arancione contro un bottone verde e così via, nel momento in cui atterrano su una pagina cosiddetta di vendita, in cui cerco di vendere, offrire il mio prodotto, beh, lì posso provare a dire, ok, vendo utilizzando questa serie di idee piuttosto che quest'altra serie di idee, no? Quindi posso iniziare a fare quelli che si chiamano split test, cioè dei test, degli esperimenti, delle prove per vedere chi vince, per vedere quale di queste versioni
dei pezzetti del funnel dell'imbuto funziona meglio. E quindi ce ne sono tantissime, c'è una miriade di test che posso fare, no? Posso testare il titolo della landing page, posso testare il testo che metto in un bottone, posso testare per il negozio, magari posso testare la vetrina, ma posso testare anche cosa metto sugli scaffali e posso testare come è fatto il bancone della cassa. Sono tante cose che posso testare, quindi da dove inizio? Beh, un concetto fondamentale nell'ottimizzazione dei funnel è parti dalla cima, parti dall'inizio, per cui nel negozio la prima cosa da testare è la vetrina, è il luogo dove passano la maggior parte delle persone, perché se la vetrina non funziona, se la vetrina non fa sì che le persone entrino dentro il negozio, posso fare tutte le belle cose che voglio all'interno del mio negozio, ma non mi servirà a niente. Quindi il lavoro della vetrina in qualche modo impatta tutto il resto del funnel. Poi, una volta che la mia vetrina, dopo una serie di esperimenti successivi, sta funzionando molto bene, bene, a quel punto magari lavoro sulla porta. È meglio avere una porta scorrevole, è meglio avere una porta sempre aperta, è meglio avere una porta girandola. Cosa è meglio per fare entrare le persone una volta che la vetrina gli ha fatto dire «Ah, ok, magari entriamo in questo negozio» e così via. Stessa cosa nel funnel online. La prima cosa da testare è la landing page, l'ingresso del funnel. E di quella si comincia a magari a testare il titolo, il bottone d'ingresso, quello che viene offerto, il layout della landing page. Una volta che la landing page funziona bene, si va avanti, si comincia a testare gli elementi del funnel che sono dopo la landing page e così via. Si parte dalla cima e si va pian piano verso valle. Quindi un funnel ad alte prestazioni richiede ottimizzazioni? Ottimizza le parti, le varie parti del funnel attraverso esperimenti successivi, partendo dalla cima del funnel e poi andando avanti. Io sono Marco Scabbia, se stai guardando questo video in qualunque luogo sul web che non sia il mio blog, vai su www.marcoscabbia.com, poi lasciami un commento, lasciami una reazione, condividi questo post e ricorda, sempre avanti, senza mai fermarsi.